Wowe ragazzi e bentornati! Oggi andremo a vedere tutte le abilità spammabili. Per abilità spammabili intendiamo eroi che come vantaggio comandante diminuiscono il recupero della propria abilità di un tot per cento. Quindi, senza perdere troppo tempo in chiacchiere, vediamo subito. La prima build con Subcomando Jonesy. E non allarmatevi se non lo avete, perché Spitfire Commando possiede la stessa identica perk. E lo troverete nella classica sezione dei soldati. Ovviamente per questo video il vantaggio che andremo a mettere su tutti gli eroi è Buone Feste, quindi riduciamo il recupero delle nostre abilità del 40%, che si incrementa separatamente dagli altri vantaggi di riduzione e recupero. Ovviamente andrò a incentrare ogni volta la build solo ed esclusivamente con l'abilità che andremo a provare, quindi in questo caso incrementiamo la durata di allo sbaraglio di 5 secondi, mentre allo sbaraglio attivato aumentiamo il livello critico di 10 e danni critici di 100, allo sbaraglio lancia una granata a palle di neve, incrementiamo i danni di allo sbaraglio del 25% e infine ritmo di battaglia, perché si suppone che comunque effettueremo molte kill. Poi abbiamo Wildcat Colonnello, riduce il recupero del grido di guerra del 38%. Ciascuna eliminazione durante il grido di guerra estende la sua durata di 0,4 secondi fino a un massimo di 15 eliminazioni, quindi è possibile estendere la sua durata fino a un massimo di 6 secondi, se effettueremo ovviamente 15 kill. Incrementiamo la durata del grido di guerra di 3 secondi, grido di guerra incrementa i danni d'arma di 8,5% e la velocità di movimento dell'8,5%, bottino di guerra, quindi grido di guerra da un 25% di probabilità che ogni colpo consumi 0 munizioni, e infine ritmo di battaglia. Poi abbiamo Renegade Milite Folgorante, riduce il recupero di onda d'urto del 56%. Incrementiamo il raggio di onda d'urto del 37,5%. Usare onda d'urto aumenta la velocità di movimento del 40% per 8 secondi. Miccia corta, quando il tuo scudo si esaurisce ripristina il recupero di onda d'urto, anche se è del tutto trascurabile. Armi regalo, questa è una perk che non ho mai utilizzato in vita mia, la metto esclusivamente per questo video, trascuratela. Ingresso uovo esplosivo, l'onda d'urto rilascia 3 bombe d'uovo, ciascuna delle quali arreca 54 danni base ai nemici nelle vicinanze. Evelyn doppio giochista. Sebbene non abbiamo un eroe che diminuisca la cooldown di destro e mancino, è possibile far ciò in una maniera davvero eccezionale con Evelyn doppio giochista, a patto che la utilizzeremo in combo con un'altra pistola. Eliminare i nemici con le pistole o le mitragliette riduce il recupero di destro e mancino di 5 secondi. Quindi o usate una pistola o usate una mitraglietta per ridurre il recupero di destro e mancino. Incrementiamo i danni di pistola e mitraglietta. Destro e mancino ora applica tormento. Incrementiamo i danni di destro e mancino. Ritmo di battaglia. E munizioni esplosive ho deciso di mettere per questo video, così da ottenere un ulteriore danno d'area. Anche se comunque potrete mettere benissimo Beetlejuice Ranger. Comunque cerco di variare un po'. Harper, soprintendente, diminuisce il recupero di esca del 43%. Quando un'esca viene distrutta, esplode e infligge 51 danni base. Incremento la durata di esca di 1,5 secondi. Esca infligge 6 danni base ogni un secondo ai nemici vicino. Esca riflette 15 danni base ai nemici che l'attaccano in mischia. Infine non abbiamo un'altra perk per l'esca, quindi tutta antibomba, anche se comunque potete benissimo mettere quello che più vi piace. Magari diminuire la cooldown anche del plasma impulso, così da farle funzionare a combo. Penny Gatto Costruttore, aumenta di 2 unità la portata di scatto taurino, quando il tuo scudo si esaurisce ripristina il recupero di scatto taurino, e tutto antibomba. Già con questo setup di eroi abbiamo quello che è lo scatto taurino infinito, quindi un'altra volta queste tre perk mettetele come volete, la terza ho dovuto mettercela per forza per farlo funzionare. Hazard Protezione Civile, riduce il recupero del plasma impulso del 42%. Quando viene posizionato, il plasma impulso infligge 43 danni energetici base ai nemici in un raggio di 1 unità. Aumentiamo il raggio del plasma impulso del 40%. Impulso potente, incrementiamo i danni del plasma impulso del 30%. Frenesi al plasma riduce il costo energetico del plasma impulso del 38% e, sebbene anche su lui non possiamo mettere un'altra perk sul plasma impulso, è possibile aumentare il danno energetico delle abilità del 15,5% oppure aggiungere il cyberclope. Adesso passiamo ai ninja, la Murai Shuriken. Lui riduce il recupero di Shuriken del 65%. Aggiungo una stella extra Shuriken, riduco il costo energetico dei Shuriken del 33%,
Shuriken ora applica tormento energetico infliggendo 3 danni energetici base al secondo per 6 secondi, si accumula fino a un massimo di 3 volte. Lancia tutti gli Shuriken insieme in una traiettoria d'arco, aggiungiamo una stella aggiuntiva, occhio a questa perk, e le eliminazioni ti curano per 6 di energia per 3 secondi. Comunque, in caso vi capiti anche la missione dove potrete spammare di più le abilità, vi torna molto utile. Hero Sorpasso, eliminando nemici con tempesta di kunai, ridurrà il recupero di tempesta di kunai di 4,5 secondi. Quindi volo libero, usare tempesta di kunai mi permette di fluttuare per 4 secondi, aumenta il danno del 40% durante il volo. Uova e catacombe, la tempesta di kunai rilascia bombe d'uovo, ciascuna delle quali arreca 37 danni base. Tempesta di kunai scaglia 12 pugnali di cristallo che cercano i bersagli e infliggono 32 danni base. Tempesta di kunai rilascia 6 bucce di banana che durano 8 secondi e abbattono e storiscono i nemici nelle vicinanze per 2,3 secondi. E carburante per il caduto e non con annichilazione. Perché se noi andiamo a spammare con questo eroe questa abilità andremo fuori facilmente di energia. Quindi io personalmente ho tolto Kun Annichilazione in quanto è quella che infligge meno danno rispetto a tutte le altre perk. Se non vi piace restare in volo potete addirittura sostituire Lynx e lasciare Kun Annichilazione, però questo poi va a vostro piacimento. Un consiglio che mi sento di darvi su questa build è di non togliere Uova e Catacombe, in quanto sarà la perk che infliggerà il maggior danno agli zombie e quindi ci permetterà di effettuare più uccisioni ad area. Cintura degli attrezzi con Meridian Mac. Diminuisce il recupero del fumogeno del 42%. Il fumogeno cura gli alleati di 10 salute base ogni secondo. Aumento il raggio di fumogeno. Riduco il costo energetico del fumogeno. Perk di corazza perché non c'è altro. E aumento i danni abilità fino al 37,5% in base alla tua percentuale di salute mancante. Poi abbiamo Luna Mastino. Riduce il recupero di calcio rotante del 60%. Piede rovente incrementa i danni di calcio rotante del 36%. Spirito libero incrementa l'impatto del calcio rotante dell'85%, molto molto utile. Rimbalzo, calcio rotante restituisce 5 energia per ciascun nemico colpito, anche questo molto molto importante. Ritmo di battaglia, eliminare 10 nemici in 9 secondi conferisce rifroccheggiante, in caso comunque vogliamo boostare l'attacco. In questo caso io ho lasciato il survivalista, ma sapete benissimo che potete utilizzare Willow per esempio. Comunque non è possibile far molto in quanto il calcio rotante non ha il danno energetico, quindi nessun'altra perk molto utile. Jingle Jazz incrementa la durata di Teddy di 12 secondi. Prepotenza aumenta la gittata di Teddy di 2 unità, i nemici subiscono più danni da Teddy in base alla distanza, fino al 40% alla gittata massima. Furia cieca incrementiamo i danni di Teddy del 30%. Matrice dell'impossibilità, quindi consumare un frammento di carica riduce il recupero di Teddy e dell'elettrotorre di 10% extra, molto molto importante. Lo sguardo dell'orso, il Teddy spara dei laser dagli occhi ogni 2 secondi, infliggendo 23 danni energetici bassi. Sotto garanzia, Teddy al 100% di probabilità di critico contro i nuovi bersagli e il 5% di probabilità di malfunzionamento, questa l'avevamo appena vista. Quindi in questa particolare build dobbiamo distinguere quando recuperiamo il Teddy oppure l'elettrotorre in possesso di un frammento oppure senza avere un frammento. Sauti Avanguardia, anch'esso l'abbiamo visto recentemente, riduce il recupero di impatto sismico del 67%. Quindi vado a mettere Kuromura, impatto sismico applica uno stordimento da 3,3 secondi e un impatto da 1500. L'impatto sismico ha un'area di riverbero, impatto sismico torna al suo punto d'origine, riduce danni a impatto, aumenta il danno energetico delle abilità e impatto sostenuto, il costo energetico di impatto sismico è ridotto del 38%. Anche in questa build mi sento di consigliarvi di sostituire una perk e andare a mettere carburante per il caduto, in quanto andrete fuori di energia molto facilmente. Poi abbiamo C-Flash che diminuisce il recupero di traslazione fasica del 62,5%.
carburante per il caduto, le cariche massime di traslazione fasica aumentano di 1, traslazione fasica rilascia 3 bombe d'uovo, scattare attraverso i nemici in traslazione fasica li stordirà per mezzo secondo e eliminando 6 nemici entro 10 secondi dall'uso di traslazione fasica otterrai una carica. Infine, raga, con AC Vecchia Gloria è possibile consumare un frammento di carica e ridurrà il recupero sia del Teddy sia dell'elettrotorre del 30% extra. Questo significa che appunto possiamo fare magari una build incentrata su entrambi e di conseguenza spammare entrambe le abilità. Come voi tutti ben saprete, il meta del gioco ormai sta cambiando, di conseguenza ci sono molti set di eroi che ora sono molto più usufruibili rispetto a prima. Insomma, Salva il Mondo è proprio un gioco fantastico. Io vi ringrazio di vivere questa avventura con me. Vi ricordo solamente di lasciare un bel like a questo video se vi è piaciuta l'idea. Il video di oggi termina qui, noi ci vediamo alla prossima. Bella bella! I wish to stop.